La videochiamata è un servizio completamente gratuito, valido per qualunque operatore telefonico, che ti permette di far sì che quando tu sei al telefono con un'altra persona e un'altra persona ti chiama nello stesso momento, può trovare libero, vieni avvisato e puoi decidere se rispondere a quella telefonata oppure gestirla in un secondo momento. Ti insegnerò anche come disattivarlo e quindi quando una persona ti chiama e tu sei già impegnato in un'altra conversazione, troverà ovviamente occupato. Massima attenzione perché da alcuni anni molti operatori telefonici non forniscono più gratuitamente il messaggino "ti ho cercato" della persona che ti ha chiamato mentre tu eri già al telefono. Molti gestori lo mettono a pagamento. Per evitare di pagare questo servizio, ti consiglio di attivare l'avviso di chiamata perché ti permette di non perdere nessuna telefonata e allo stesso tempo di non pagare 1, 2, 3 euro in più al mese al tuo operatore per avere il servizio di chi ti ha cercato. Quindi è una valida alternativa. Adesso ti faccio vedere proprio con lo schermo come andiamo ad attivare o disattivare l'avviso di chiamata. La stringa per attivarlo è asterisco 43 cancelletto. Premi il tasto verde di chiamata. Ecco qua, chiamata in attesa, servizio attivato. In questo modo, come ti ho detto, la persona che ti chiama, anche se tu sei già occupato in un'altra conversazione, sentirà che il telefono suona libero. Per disattivarlo in qualunque momento, quindi lo puoi attivare e disattivare quante volte vuoi in un giorno a piacimento, in questo caso la persona troverà occupato, basterà fare cancelletto, 43, cancelletto e premere il tasto invio. In pochi secondi, eccolo qua, servizio disattivato. Spero che il video ti sia piaciuto, ti sia stato utile. Fammi sapere nei commenti se vuoi che faccio altri video su altre cose che ti incuriosiscono o se hai domande sulla telefonia a cui non hai mai ricevuto risposta. Grazie mille e seguimi per tutti i consigli sull'ambito della telefonia, energia e gas.